la difesa distrugge. La regina torna in modalità Penelope e dopo aver sognato ad occhi aperti il primo blitz esterno della stagione, si butta via, proprio ad un passo dal traguardo. Era già accaduto al Pinto di Caserta, storia di un girone fa, si è ripetuto al San Vito Marulla di Cosenza, perché certi incubi sono ricorrenti, impossibili da scacciare. E se il 2-2 ottenuto contro la Casertana lo scorso 16 ottobre turbò le notti di Zeman per almeno un mesetto, quello di Cosenza rischia di lasciare il segno fino al termine della stagione, perché non capita certo tutti i giorni di ritrovarsi per due volte in vantaggio in un derby e poi ritrovarti con in mano un misero punticino che alla vigilia magari avresti anche sottoscritto vista la portata dell'avversario. Al 90esimo però questo pareggio ha tutto un altro sapore e ti lascia dentro un'amarezza infinita. Sì, perché anche a Cosenza la regina conferma di essere in crescita sotto il profilo del gioco e della personalità, quella personalità che spiazza un Cosenza distratto. I rossoblù soffrono e come l'aggressività di una regina che all'appuntamento si presenta senza bianchi mano e bangu squalificati e si affida al solito 4-3-3 di ordinanza con Knudsen, Botte e De Francesco a dettare i tempi di un pressing che dà subito i frutti sperati, se è vero come è vero che Coralli ci mette 3 minuti 3 per zittire un San Vito addobbato a festa per l'occasione. Il destro del capitano non lascia scampo a Perina e il derby per il Cosenza va subito in salita. La regina ha il merito di non abbassarsi e, nonostante il vantaggio, continua a punzecchiare i lupi che si rendono pericolosi solo su questo traversone che per poco non beffa Sala. Per evitare il gol, il portiere ci rimette quasi un occhio, l'impatto col palo è devastante, tocca a Pasquale Favasulli rimetterlo in piedi. Passata la paura, la regina rimette il naso fuori e con Porcino e Coralli avrebbe addirittura la possibilità di chiudere in anticipo la pratica derby. Il Cosenza, riveduto e corretto nel mercato di gennaio con l'unico obiettivo di centrare i playoff, soffre come la maggiore intraprendenza amaranto e soltanto dopo la mezz'ora dà i primi segnali di vita. Ai lupi, tuttavia, basta alzare un po' il ritmo per mandare in confusione la difesa di una regina che al primo vero affondo capitola. Minuto 36, solita situazione di palla inattiva letta malissimo dalla difesa e Caccetta ne approfitta per colpire indisturbato. Il pallone sbatte sul palo e sulla respinta il più reattivo è l'ultimo arrivato, Dorazio, 1-1 e per la regina è tutto da rifare. Lo schiaffo preso tuttavia non sposta gli equilibri di un derby che gli amaranto interpretano con il piglio giusto anche nella ripresa. La regina continua a fare la partita e il coraggio zemaniano viene premiato al minuto 70 quando sugli sviluppi di una punizione Coralli concede il bis con una zampata da attaccante di razza. Sembra finita, ma questo Cosenza ha qualità da vendere e nel finale cinge d'assedio l'aria amaranto, anche perché la regina si abbassa pericolosamente e a 8 dalla fine viene punita dal solito Dorazio che brucia tripicchio appena entrato e bagna così l'esordio in maglia rossoblù con una doppietta da consegnare alla storia di questo derby. Al San Vito Marulla finisce 2-2, proprio come a Caserta. La vittoria in formato viaggio resta un tabù, ma il segnale che arriva da Cosenza è chiaro, la regina è viva, anche se ripensando alla notte del San Vito, Zeman faticherà a dormirci su perché certe occasioni andrebbero sfruttate fino in fondo.